Buonasera a tutti e benvenuti nella rubrica del Cinema Ritrovato. Questa sera sono qui per fornirvi 5 motivi per vedere tutti insieme L'Arpa Birmana, film del 1956, al Cinema Filo, mercoledì 10 aprile alle ore 21, in versione restaurata dalla Cineteca di Bologna e in lingua originale. Primo motivo: il film è adatto agli appassionati di tragedie classiche. Infatti, il protagonista è un ex soldato giapponese che, come una moderna Antigone, diventa bonzo dopo la Seconda Guerra Mondiale e decide di dare sepoltura ai caduti insepolti, portando con sé il tema della memoria. Secondo motivo: il film fece molto scalpore alla sua uscita, in quanto si presenta come caso anomalo nella cinematografia nipponica, che normalmente pone al centro delle sue rappresentazioni le virtù belliche e guerriere del suo popolo, mentre in questo caso abbiamo un film apertamente pacifista. Terzo motivo: infatti il film tratta diverse tematiche, tra le quali la contrapposizione tra guerra e pace, ed è considerato infatti un film esempio, manifesto del pacifismo. E purtroppo, nonostante fosse girato nel 1956, è di drammatica attualità. Quarto motivo: il film è adatto anche agli appassionati di storia, infatti è ambientato nel corso della Seconda Guerra Mondiale, ma anche per chi fosse curioso di approfondire la cultura birmana, purtroppo poco conosciuta, e viene raccontata in maniera estremamente efficace, soprattutto attraverso la musica. Quinto motivo: la colonna sonora di Akira Fukube è estremamente evocativa e indimenticabile, e riesce ad accompagnare lo spettatore mano nella mano per tutto il film attraverso la cultura e la tradizione birmana. Questi erano solo 5 motivi per vedere tutti insieme L'Arpa Birmana mercoledì 10 aprile alle ore 21 al Cinema Filo. Vi ricordo di iscrivervi ai nostri canali social, di attivare la campanella di YouTube per rimanere sempre connessi con i nostri nuovi contenuti e con la Filovisione. Vi aspettiamo!